Pesaro si mette al lavoro per diventare la capitale italiana della cultura nel 2024, un obiettivo importante e strategico da affrontare con forte senso di comunità e condivisione. Per questo oggi pomeriggio c'è stato un incontro online per illustrare il senso della candidatura e chiamare a raccolta tutti coloro, singoli e realtà strutturate nei vari ambiti in cui la cultura vive e si nutre, che vorranno essere protagonisti del percorso che partirà a breve. Abbiamo seguito in questi giorni la corsa appassionante per la capitale italiana della cultura 2022, che ha visto vincitrice il bellissimo progetto di Procida, ma credo che anche tutto il lavoro fatto da Ancona, fatto di progettualità, di visione, non vada disperso, anzi potrà essere sicuramente un riferimento per le attività culturali del nostro territorio per diverso tempo. Nel frattempo stiamo guardando al 2024, crediamo che sia importante muoversi in tempo, per questo oggi abbiamo fatto un primo momento di riflessione per condividere il senso di una candidatura di Pesaro. Non sarà una candidatura solo di Pesaro, coinvolgeremo tutti i comuni della provincia e su questo ovviamente anche un ragionamento con gli altri comuni della regione per farne una candidatura che sia il più collettiva possibile e soprattutto coinvolgeremo gli artisti, coinvolgeremo le realtà creative, terremo come faro di lavoro i 7 ambiti della creatività riconosciuti dall'UNESCO, quindi non solo la musica naturalmente, ma anche l'artigianato, il video, il cinema, il design, la letteratura e la gastronomia e quindi anche con la possibilità di lavorare trasversalmente all'interno dei nostri territori per fare in modo che il percorso di candidatura e auspicabilmente anche un successo possano essere un patrimonio di lavoro anche per tutti gli operatori culturali che in questi ambiti operano e che soprattutto sia un'occasione anche per tanti giovani che studiano o che praticano a questi livelli negli ambiti della creatività, poter vedere nel 2024 un orizzonte per far diventare sempre di più la loro passione, i loro studi e anche un'opportunità di creatività e di lavoro. Aggiungo anche che ovviamente il 2024 sarà una delle stagioni probabilmente di ritorno alla normalità, auspichiamo tutti anche rispetto alle dinamiche turistiche, quindi un lavoro come questo di candidatura che appunto porta a mettersi in gioco e tessere relazioni e promuoversi un po' a tutti i livelli, sia anche un ritorno, diciamo, di promozione turistica per Pesaro, per il nostro territorio regionale e quindi, diciamo, anche di questo obiettivo mettiamo a disposizione il nostro lavoro. Il programma dettagliato è in definizione, ma sono già certi i contributi di alcuni protagonisti dell'arte contemporanea che hanno accolto generosamente l'appello dell'amministrazione pesarese ad essere testimonial della candidatura. Tra gli altri Giuliano Vangi, Luigi Carboni, ma anche Gabriele Arruzzo, Giovanni Termini, per raccontare il valore aggiunto in quanto artisti di vivere a Pesaro, città colta e vivace, dove si è creato un vero e proprio sistema virtuoso dell'arte tra pubblico, istituzioni, scuole ed università. Un'opportunità preziosa, dunque, per la città da utilizzare al meglio.